L'anno giunge al termine portando con sé un capitolo significativo nella storia del Museo Archeologico e della Via Flaminia di Cagli, aprendo nuove porte per l'intera comunità del comune. Grazie al progetto europeo Next Museum, il 25 novembre, proprio a Cagli, saranno inaugurate tre innovative installazioni digitali, di cui due dedicate alla stirpe di Coltona, un gruppo di 12 guerrieri in bronzo, rinvenuti nella località cagliese di Coltona. Questo risultato è stato reso possibile mediante la creazione di fedeli repliche dei bronzetti, esplorabili tattilmente tramite coinvolgenti narrazioni sulla loro storia. In questo modo, grazie al progetto Next Museum, i 12 bronzetti tornano a Cagli in modo permanente. Scopriamo una bellissima restituzione al comune di Cagli, perché come ormai sappiamo i bronzetti sono stati in maniera forse inopportuna sottratti al nostro comune, ma anche se in maniera del tutto legittima, perché erano stati venduti, quindi non possiamo dire che siano stati sottratti in maniera illegale. Però ecco, una cittadina che si sente privata di un bene che negli anni avrebbe potuto essere un viatico sicuramente verso un ritrovo turistico, un ritrovo culturale di una città, oggi si sente appunto restituita di questo importante lavoro, perché in fondo, se ci pensiamo, i bronzetti sono stati costruiti con la manualità dell'uomo e di conseguenza un lavoro artistico veramente fondamentale per la nostra cittadina. Questi 12 protagonisti del progetto sono 12 bronzetti che costituiscono la cosiddetta stipe di Coltona, che è un gruppo di bronzetti che sono stati oggetto di un dono votivo fatto nel tempo da diverse persone in una fase preromana, quindi siamo intorno al V secolo avanti Cristo, e sono 12 statuette artigianali che provengono da varie manifatture e rappresentano delle divinità guerriere. Con questo nuovo progetto noi potremo esplorare questi bronzetti a livello tattile e ci saranno anche dei contenuti digitali per approfondire la storia, le varie vicissitudini che hanno visto questi guerrieri come protagonisti, dalla loro scoperta fino all'odierno allestimento al Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Il progetto Next Museum, promosso dal Comune di Cagli, Comune di Fano, Confcommercio Marche Nord e non solo, sorge come risposta alla rivoluzione tecnologica che ridefinisce il rapporto tra il mondo e il patrimonio culturale. L'iniziativa rappresenta un'opportunità senza precedenti per il Museo Archeologico e della Via Flaminia di Cagli, permettendo una collaborazione con importanti realtà museali italiane ed europee, unendo competenze nel campo culturale e della digitalizzazione scientifica. Permetterà questa fruizione nella sua sede originale di questi bronzetti bellissimi all'interno di un progetto europeo che si chiama Museum Next, cioè il Museo del Futuro, un progetto europeo che è nato 2 anni fa, vede capofila Fondazione Marche, che è l'Università Politecnica delle Marche, partner tecnologico, e diversi partner europei, che proprio questo progetto ha avuto l'obiettivo di definire la figura del curatore digitale all'interno di un nuovo approccio dei nostri musei, ed è stato scelto proprio un caso studio, questo caso di Cagli, in cui avevamo questa stirpe di Coltona, questi guerrieri bellissimi che si trovano al Museo Nazionale Archeologico delle Marche di Ancona, che non potevano essere spostati. Attraverso le tecnologie abbiamo rifatto, come si può anche vedere oggi, una perfetta riproduzione di questi bronzetti, e oggi sarà possibile, anzi dal 25 sarà possibile vedere e toccare questi bronzetti, perché poi questo è stato fatto anche per favorire l'accessibilità dei non vedenti all'interno del museo. Si tratta di un'operazione molto interessante, perché abbiamo voluto dimostrare che le tecnologie possono fare meraviglie, fuochi d'artifici, ma in realtà sono uno strumento molto utile per valorizzare i piccoli musei.